Ciao ragazzi, oggi facciamo sticker in casa con la macchina degli sticker Create Sticker Max della Xyron. Una macchina geniale super semplice per stickerare l'universo mondo. Abbiamo due possibilità di tipi di sticker da creare: quelli con l'adesivo permanente pensati per non essere ristaccati e riposizionati e quelli invece riposizionabili. Qui nella confezione c'è l'adesivo, quello permanente. Ho preso poi il refill di quello invece riposizionabile. È facilissimo, 1, 2, 3, avete visto, utilizzarla proprio. Per cui preparo il mio futuro sticker, lo metto nella macchina, giro la manopolona questa X e poi lo sticker se ne esce stickeroso, appiccicoso dall'altra parte. E questo è il refill che vi dicevo dell'adesivo invece riposizionabile. Sono 18 piedi, quindi circa 5 metri e mezzo, come scritto nella confezione, di possibili adesivi che possiamo fare per una grandezza di 5 pollici, ovvero circa 12 centimetri di adesivo che possiamo come larghezza. In realtà poi la lunghezza è bello che è infinita, quindi potremmo fare anche dei washi tape. Insomma, le cose che possiamo fare sono tantissime stickerando. Le istruzioni sono super semplici, sono in inglese ma sono veramente, cioè ci spiegano come funziona la macchina, lo vedremo dal vivo tra un attimo nella prova, ci ricordano i due tipi di adesivo che possiamo utilizzare, poi il procedimento di stickeraggio che è veramente molto semplice ed intuitivo. La macchina è bella solida, guardate anche le sue dimensioni rispetto alle mie manone, si appoggia per bene, ha anche degli piedini di gomma sotto di modo che quando andiamo a girare la manopolona lei se ne resta lì bella bella ferma. Qui abbiamo questa manopola X e questi disegni che insomma ricordano il mondo dell'art and crafts eccetera, del lavoretto a mano, ha un look veramente bello, a me piace, molto fumettoso. All'interno abbiamo questa proprio la cartucciona che contiene quindi la parte adesiva che viene applicata sul nostro futuro sticker. Qua ci ricorda la tipologia di adesivo e che abbiamo 5 metri e passa di sticker da fare. Lì inseriremo il nostro sticker un po' come una stampante, dall'altra parte stamperemo il nostro sticker. Questo è il refill che ovviamente è identico, non riusciamo qua a capire la differenza ovviamente solo guardando, infatti è segnato con precisione di modo che abbiamo questa etichetta che non è che è verde, che mi aiuta proprio a riconoscere, e anche c'è scritto proprio chiaramente che siamo nell'ambito della, eccolo qua, dell'adesivo invece riposizionabile, di modo che non ci confondiamo tra uno e l'altro, e mi pare una giusta chiarezza che ha fatto la Xyron sulla macchina. Ora andiamo a stickerare ad esempio con un riposizionabile la mia cover che mi sono personalizzato GBR. Cosa ho fatto? Ho stampato un pollicione con la mia stampante, lo vado a ritagliare con precisione, ok, in questo modo, e a questo punto il mio futuro sticker è pronto. Una volta ritagliato, cosa vado a fare? Vado ad inserire il mio pollicione, sì, non il mio pollicione, questo qua sulla sinistra, vado ad inserire questo all'interno della macchina, in questo modo. La macchina se lo mangerà letteralmente, gli do un po' di spinta fino ad arrivare proprio sotto sotto e a questo punto inizio pian piano a girare la macchina, è come se stessi facendo della pasta proprio, ecco che lo sticker se ne esce dall'altra parte e a questo punto, come se avessi in mano uno sticker vero e proprio, ma è uno sticker Davide, e vado a destickerarlo ed è appiccicoso, e a questo punto il mio pollicione preciso perfetto, la macchina gli ha applicato una pellicola collosa stickerosa, eccolo qua, è pronto a polliciare qui sulla mia cover. E poi vi dicevo è riposizionabile, quindi lo tolgo, zac, in questo modo, e poi se voglio lo vado a rimettere. Ora, quante volte? Non lo so, devo dire che ha una buona colla, per cui secondo me quelle 5-10 riposizionate ce le ha tutte. Forse dura un po' meno la carta quando la vado a stampare, ecco. Ah sì, adesso inizieremo ragazzi a lavorare di tema Nexonite perché sto per preparare una sorpresa per Nicolò. Allora, se noi stickeriamo della carta stampata in casa, questa con la mia stampante, ovviamente ci sono un po' i limiti della stampante, per cui dopo un po' di tempo il colore si perde su uno sticker che stampate in casa. Se voi stickerate, lo vedremo alla fine del video, invece delle stampe già plastificate, allora l'effetto sticker è veramente totale ragazzi. Dipende un po' insomma anche dalla qualità della stampante che avete, cioè quanto imprime il colore sulla carta, ma il risultato è veramente sorprendente. Possiamo stickerare praticamente di tutto. Provate a pensare alla personalizzazione del diario di scuola, dell'agenda, del vostro computer, di cover varie ed eventuali. Insomma, possiamo personalizzare anche una torcia in questo caso, per cui ho preparato a Nicolò la torcia di clay dei Lego Nexonites, semplicemente facendo uno sticker, zac, e applicandola qua sopra. Potete personalizzare feste, materiali, accessori, veramente, insomma, tutto quello che è stickerabile qui lo potete fare ragazzi. E ora
passiamo alla papà sorpresa. Qual è la papà sorpresa che sto preparando per Nicolò mentre lui era all'asilo? Allora, siccome a lui adora i Lego Nexonite, ho pensato di realizzare una specie di... volevo fare un album di figurine dei Lego Nexonite. Quindi ho stampato un po' di foto, immagini, vari eventuali dei vari personaggi e così via. Poi mi sono detto, perché non fare un album di figurine, ma fare addirittura una casa album di figurine? E quindi andare magari in giro ad appiccicare per la casa le figurine. A me da piccolo sarebbe piaciuto uno strasacco, io adoravo appiccicare dappertutto. E quindi ho detto, facciamo ragazzi questa cosa. Lui adora i Nexonites, io adoro appiccicare in giro, uniamo queste cose. E allora ho creato appunto queste figurine, tipo figurine, sticker, da andare a appiccicare in giro per la casa. Quindi ho ritagliato, stampato con santa pazienza tutto nei dettagli, perché ovviamente più siete precisi, più lo sticker diventa uno sticker vero e proprio, come quelli che si comprano, solo che in questo caso ce lo siamo fatti noi con la macchina dello sticker. Quindi avete visto, ho ritagliato per bene tutto Axel, ho ritagliato per bene tutto Aaron, passo passo, anche nei buchini, eccetera. Ho preso un potere Nexonite che Nicolò adora, ovvero la pioggia di pugni, perché quello di Axel che Nicolò adora, anche se il suo preferito è Clay, io invece sono veramente il mio preferito è Aaron. Allora andiamo ad inserire qui. A questo punto avete visto lo sticker, avete visto come lo possiamo fare grande, il futuro sticker? Perché se noi andiamo in lunghezza, tenendo sempre i 12 cm, a questo punto ragazzi è infinito, cioè abbiamo ben... potremmo addirittura pensare di fare uno sticker di 5,5 metri, quindi tutta la superficie adesiva che c'è all'interno. Il consiglio dopo è staccarlo appena appena lui se ne esce fuori, perché in questo modo non perdiamo superficie appiccicosa. Se noi siamo bravi a staccarlo subito, ne perdiamo solo un po', avete visto all'inizio, tra uno e l'altro, quello è inevitabile. Un altro consiglio è quello di mettere lo sticker dritto per bene. Se voi lo mettete un po' storto, dopo lui si storge e quindi si incarta, non esce perfettamente. Quindi mi raccomando, quando lo mettete all'interno, andate proprio da una parte, andate dritti per dritti. Il bello è che possiamo poi ovviamente anche mettere più cose, per esempio i globlin, che sono molto piccoli, li ho messi, vedete, pian piano uno accanto all'altro, e ho stickerato più cose contemporaneamente, quindi sempre con l'obiettivo di sfruttare più spazio possibile e non sprecare poi questa carta adesiva, che dopo che è uscita a destra, a questo punto ragazzi è mangiata, non si può più riutilizzare. E via di seguito ho fatto un sacco di sticker, perché volevo fare proprio un vero e proprio album appiccicoso da casa. Ed ecco alla fine il nostro, la nostra cartuccia, che si nota appunto che pian piano è andata a consumarsi. Poi ci voleva una super bustina ragazzi, allora ho preparato, ho stampato questa intro della super bustina e ho iniziato a numerare le varie figurine, come se fossero delle figurine vere e proprie. E avrei potuto sì anche ritagliarle proprio figurine eccetera, ma Nicolò stava per arrivare, dovevo assolutamente sbrigarmi. Con l'indelebile sul retro il colore mi è rimasto, all'inizio ho detto caspita non tiene, ma in realtà ragazzi il potere dell'indelebile è assoluto, e ho iniziato ad appiccicare poi degli scotch di carta in giro per la casa col numero, di modo che ci fosse proprio la corrispondenza, e poi lui andasse in giro a cercare insomma qual era l'immagine nel posto giusto, cercando anche di mettere certe immagini, il bagno, in certi posti particolari. Poi ho creato, semplicemente chiudendo due fogli a panino in questo modo con dello scotch di carta, quella che è la bustona gigante delle figurine, eccola qua ragazzi, da una parte, dall'altra, di qua, di là, e a questo punto sono andato a inserire tutte le figurine numerate che avevo creato. Insomma, la sorpresa è quasi pronta, andiamo a inserire tutte le figurine e poi a chiudere la bustona, e poi ragazzi non vedo l'ora, andiamo a vedere cosa è successo. C'è scritto sopra: ciao Nicolò, in questa busta trovi le figurine del tuo primo album di casa Lego Nexonite. Guarda il numero sul retro, cerca in giro per casa quello corrispondente e poi appiccica. E poi aspetta, attenzione, contiene globlin. Oh! Gira, ma c'è un numero? Hai visto? Un altro numero? Wow! Cosa sono queste? Sì. Delle figurine giganti sono, vero? Una pioggia di pugni. Una pioggia di pugni a caso, che fa sempre bene. Aaron. Il re e la regina. Ci sono anche re e la regina. Robin. Con un tabatua Messi. Messi. Era con un potere nuovo che non ho io. Ma non ce l'hai quello? No. Potere di polli? No, lo so. E poi? Axel. Quanti ce ne sono? Questa è a metà, però? Cos'è questa? Doppia. È da unire, è una doppia? Oh, giù un po' di mostri. Attenzione, globlin! C'era scritto attenzione, globlin.
E chi c'è anche? Gestro. C'è anche Gestro? Poi Max. Ecco l'uno. Ah, questo è il numero uno? Esatto, sì, è proprio l'uno. Andiamo a cercarlo. Ti mette in testo d'alto. Oh, camera Nicolò Matilde, numero uno, trovato. Perfetto. Due l'avevamo fatto. Numero due. Ecco. Ok. Dove l'hai visto il due? Non so. Ah, stai cercando, cerca. Eccolo. Hai trovato il due? Sì. Dov'è, vediamo. Ah, sì, è il due. Esatto. Stanotte dormi con un arco che ti svolazza sulla testa. Devi stare attento. Allora. Via di corsa, prossimo. Qual è il prossimo numero? Cosa hai dimenticato? Le immondizie. Le immondizie, giusto, sia mai. Via, vai. Prossimo numero. Numero 3. E adesso andiamo a cercare il 3. L'hai già visto di là? Sì. È il 3. È il numero 3. Ti sei velocissimo. Messi. Vai, Messi. Eccolo qui. Ah, c'è anche il 4. Attenzione che ti arriva una mazzata in testa stanotte. Arriva Messi. Piacciono questi super sticker? Sì. Sì. Questo è Messi, sei tu, giusto? Questo è Messi. Sì. Col potere attacco lampo. Attacco lampo. Forza Matilde, seguici. Segui Nicolò. Vai, segui Nicolò. Vai Matilde. Andiamo alla ricerca del prossimo sticker. Vai. Segui Nicolò. Vai. Nicolò già qua. Pronti, via. Allora, curva. No, il 5 non è qua. Il 5 non è qua? Allora dobbiamo continuare la ricerca. Continuiamo la ricerca, no, forza. No. Ecco il 5. Ecco il numero 5. La piovra di punta. Axel è un gambe scuro. Ah, sì, è quello di Axel questo. Ecco, abbiamo attaccato anche la pioggia di pugni. Il numero 6 sono i Globin. Qua c'è il 7. Forse. I Globin sono di fronte al cesso della cosa, della roba sporca. I Globin si staccano uno a uno. Globin numero 1, metti qui i tuoi calzini puzzoni. Globin numero 2, metti qua anche le tue mutande puzzone. E Globin numero 3, che cosa puzzone abbiamo da mettere? Magliette. Le magliette puzzone. E i pantaloni. Caccia al numero. Hai visto che bello? Caccia al numero 7 allora. I Globin matti spaventosi. Andiamo a cercare il numero 7. Andiamo, vieni, segui Nicolò, forza. Vai, caccio al numero 7. Via. Hai visto il 7? Dov'è il 7? Ah, il 7 allo specchio. Chi c'è allo specchio? Io. Tu ci sei. Lens. Cioè, allo specchio poteva esserci solo che Lens, ragazzi, in effetti. È il numero 7. Ci specchiamo un po'. Guarda che mega sticker questo, eh. Grande, super grande questo. Sorriso da Lens. È lui, sì, è lui. Numero 8. Pioggia di calzini puzzolenti. Ma ce l'hai questo potere qua? No. Non ce l'hai? No. Dove potrebbero essere i calzini? Ah, nel tuo armadio, giusto. I calzini sono nell'armadio, giusto? Ah, questi sticker sono sticker intelligenti. Sanno dove andare. Numero 8. Precisiamo che è l'armadio di Nicolò. Sì, Ecco il re e la regina, il piccolino. Vediamo dove vanno il re e la regina. Il re e la regina vanno sulla porta della camera di papà e mamma. Mica un caso, mi sa, No, hai visto? Re e regina, papà e mamma. Dove il re, la mamma e la regina? Inseguiamo Nicolò, forza, vai! Vai! Hai visto Axel dove va? Sì. Dov'è? Sul fondo, così, dritto. Oh, ecco, anche Axel appiccicato. E adesso tocca al numero 11. Matilde, che numero è quello? Vediamo, Matilde ne ha trovato uno. Che numero è questo, Matilde?
Numero 18. Non è lui, no? Ci serve il 12, Matilde. Eccolo, era vicino, Matilde. Vedi che era proprio vicino. Sono dei confinamenti. Sento odore di Gestro. Ah, proprio in bagno, Gestro. Con quella faccia che ti dice: Nicolò, cosa stai facendo? Vero? Dice: sto facendo la cacca. Sento odore di qualcosa. Guarda, proprio la tua scatola dei Lego Next Night, quella? Ma adesso è ancora più bella, allora. Wow. Controlla, è quella dei Duplo? No, è proprio la tua di Next Night, quella. Guarda bene. Sì, sono. Ce la fai ad appendere all'incontrario? Sì. Così, così combatto con falsetto di capriole. Senza sbattere la testa, però, vero? Sì. Stare molto attenti. Intanto il felo non è duo. Oh, perfetto. Benissimo. Sei contento? Sì. Abbiamo la casa Next Night. Papà, sorpresa riuscita, ragazzi! Nicolò, avete visto, alla fine si stava guardando in giro perché stava cercando nuovi scotch e nuovi sticker che magari ci eravamo persi. Ragazzi, poi volevo mostrarvi cosa succede quando stickeriamo una superficie un po' più rigida, magari già un po' plastificata, come il catalogo Lego, quello della scorsa stagione. In questo caso abbiamo una superficie appunto più rigida, che resiste di più anche a urti sopra, sfregolamenti eccetera rispetto alla stampa di casa, e si ottiene lo sticker perfetto. Se poi noi abbiamo la pazienza, io ero prima un po' di corsa per la papà sorpresa, di ritagliare perfettamente, otteniamo in pratica una figurina, per cui possiamo pensare di regalare un album di figurine, possiamo pensare di stickerare appunto un sacchissimo di cose. Insomma, gli sticker sono belli perché li possiamo appiccicare dappertutto, ed essendo più rigida questa parte appunto, già in parte plastificata e più cartonata, è più semplice anche poi andarla a togliere dalla parte collosa sottostante. Poi ecco il bello degli sticker, che magari possiamo creare una card veramente in due passaggi, per cui un BFF, un Best Friends Forever, così velocemente con un pennarello sottile, un colpo di colore sul cuore, un colpo di colore anche qua sopra per bilanciare, un colpo di colore sotto, un colpo di colore sopra, e poi per dare un po' di movimento facciamo anche una strisciata rosa di qua, una strisciata rosa di là, ed ecco la nostra card magari da firmare, pronta all'azione. E mentre, ragazzi, io continuo a stickerare, se avete domande, commenti, informazioni su questa macchina degli sticker, vi aspetto qua sotto nei commenti. Se questo video caccia gli sticker vi è piaciuto, ragazzi, un pollicione. Noi ci vediamo ai prossimi video qui su GBR. Ciao ciao, Davide.